Ciao ragazze! Allora, altra top 5 dei prodotti. Come mi piacciono i top 5 perché sono veloci, quindi riesco anche a caricarli in meno tempo e voi li vedete senza dovervi annoiare. Allora, top 5. Questa volta andiamo ai prodotti per il corpo, non solo, comunque particolarmente per il corpo. E io partirei subito con un prodotto che mi è piaciuto tantissimo, e devo dirlo, è il gommage esfoliante del Livre Rocher, cerco di farvelo vedere da vicino, mi zoomo io che faccio prima perché ho le pile scariche e telecomando. Il gommage vegetale del Livre Rocher è un esfoliante con i noccioli di albicocca, quindi davvero graticcia sì, ma non troppo, quindi davvero perfetto. Volevo vedere se c'è qualcos'altro da dovervi dire così velocemente. Sì, ovviamente non troverò mai l'italiano, ok, traduciamo, è un gommage con la polvere di noce d'albicocca che è sfogliante, ci siamo arrivati. Ah, ecco, ha l'olio essenziale di Saro che ha un potere purificante e la linfa vegetale di Agave che ha un potere idratante. Allora, sì, ok, usare, okay, non usare sulla pelle del viso, ci siamo. Allora, è un 150 ml. Ok, e ve lo traduco io che facciamo prima. Diciamo che il colorino è un marroncino, quindi non è proprio, è un po' inquietante, però come gommage è davvero molto molto valido. Allora, lo applichi sotto la doccia ed ti inumidisci, chiudi l'acqua, mi raccomando. Lo applichi passandolo bene a modo, insistendo sui punti particolarmente spessi. Io ad esempio. È partito il cane. Ad esempio sulle gomite, le famose gomite, sui gomiti, sulle ginocchia, sui talloni, io vado su quelle zone lì. E poi si sciacqua. La profumazione è molto buona, cioè non è quella intensa, quella tipo menta che danno anche fastidio ogni tanto. Questa è molto delicata, gratta, che è una meraviglia. Poi ti sciacqui e sinceramente non hai bisogno della crema. Perché la pelle resta morbida, idratata ed sembra proprio rinata. Forse perché hai tolto lo strato superficiale che è quello ed è più, che è un po' lo sentivi un attimo secco. Quindi tolto quello la pelle è davvero rinata. Quindi io quando lo uso faccio anche senza creme idratante dopo perché è perfetto. E quindi ve lo provo perché mi piace davvero tantissimo. Quindi hai nocce d'albicocca, questo è il gommage vegetale per il corpo del Livre Rocher e sicuramente questo lo riprendo. Restando sul tema corpo, vi faccio vedere un attimo un prodottino che non so neanche io se dirvi sì o no. Allora, intanto il bello è che ha le istruzioni dietro, posso dover presentarvelo prima, però è che le ho appena aperte quindi mica si vede. Allora, questa è della linea Monsieur Vert. Monsieur Café Vert, insomma, è il riducente al caffè verde, facciamo prima, ed è il gel trattamento specifico per la pancia, trattamento ventre piatto. Sappiamo che non fanno miracoli questi prodotti, però io l'ho usato per tutta l'estate, anche perché non usavo anticellulite o roba varia, perché in estate mi piace muovermi, mi piace comunque stare libera e le creme mi davano un po' fastidio, ecco. Questo invece è comunque l'unico trattamento che usavo. Sapete che nessuno fa i miracoli, però sono un alleato, quindi buona alimentazione, tanto movimento e questi prodotti come più, è una cosa in più, una cosa in più che è un alleato per migliorare o per mantenere i risultati. Ma sicuramente da soli non fanno niente, quindi non state tutto il giorno seduti o sul divano e poi pensate che quello snellente, no, non lo fa. Comunque questo, la quantità è un 150 ml, è usato tutti i giorni, 2 volte al giorno, mi è durato tutta l'estate, quindi ne basta davvero pochissimo. Cerco di farvelo vedere un attimo, è proprio verde, verde, verde. Ok, è verde, verde, verde anche dentro, è un gel molto fresco, si assorbe molto velocemente, ne basta davvero pochissimo, cioè prendete proprio la punta di un dito per tutta la pancia, e ogni giorno, mattina e sera, attivate l'efficacia di questa crema gel massaggiandola con movimenti circolari. Ok, ci siamo. Volevo dirvi un'altra cosa, ma non la riesco più a trovare. Dice che
Insomma, intanto abbiamo detto che la linea Monsieur ha il caffè verde, caffè verde, verde. Monsieur è snellente, caffè verde. Sappiamo che il caffè verde ha le proprietà comunque sia snellenti, più che snellenti, destoccano le cellule grasse, quindi in modo che loro le staccano, in modo che non fanno gruppo. Io ho il cane che continua a abbaiare e mi distrae. Distocca le cellule grasse ed quindi permette un'eliminazione più veloce, che può essere col sudore, se fate movimento, con tanta acqua, comunque sia, loro non fanno il miracolo, ma aiutano a farlo, ecco. Io non ne posso più del cane che abbaia. Se venisse in casa, dato che fuori piove, sarebbe meglio. E ho detto tutto, vi ho detto tutto, credo di sì. Infatti, come vi dicevo, riduce la massa grassa, ok? Efficace contro gli accumuli adiposi, penso che vi ho detto tutto. E questo sappiamo che non fa miracoli, comunque sia considerato che mi è durato tutta l'estate, è un valido alleato estivo, ecco, poi è fresco. Sempre per il corpo, che oggi siamo in tema corpo, dunque, dopo il gommage, dopo il trattamento per la panza, parliamo di piedini. Oggi siamo molto in tema chic o kitsch, che è meglio dire. Comunque, la crema nutriente alla lavanda bio del Libre Rocher. Questa è la crema per i piedi. È carinissima intanto perché è rosa e poi è davvero davvero lavanda. Cioè, profuma ed è molto profumata, ma il profumo non persiste, quindi non è che vi dia fastidio ed è gustoso ed anche se è un formato piccolo perché è un 50 ml comunque sia dura tanto perché è molto ricca quindi pochissimo prodotto vi fa ed è una buona azione. L'ho proprio finito perché la confezione è proprio rosa però se la vedete in trasparenza si vede che non c'è niente. Mi è piaciuto tantissimo perché mi ha risolto il problema del doposandalo. Sapete che in estate i piedi stanno molto aperti, con le scarpe aperte, i piedi sono nudi e quindi si seccano, soprattutto i talloni, soprattutto la pianta del piede, ok. E quindi è vero, dopo con l'inverno le copriamo, però le senti secchi e allora nutriamoli con questo bel prodottino. E mi piace davvero tanto, io lo uso dopo la doccia e davvero sento la differenza. Quindi lo terrei molto molto in considerazione anche a fine del periodo invernale, quando verrà ed è la primavera e vorremo toglierci le calze. Sicuramente tenlo in considerazione. Io continuo a usarlo perché è un ottimo massaggio anche per i piedi, comunque sia usciti dalla doccia, un bel massaggio che comunque sia ci vogliono 2 minuti e gusta. E poi comunque attiva la circolazione, quindi è un valido alleato. È profumato, non è persistente. E le lascio i piedi davvero molto morbidi, adesso non ve li faccio vedere comunque sia, ok? E quindi ve la consiglio. Quindi la crema nutriente alla lavanda bio del Libre Rocher. E quella è la crema per i piedi. Direi di passare a tutt'altro genere molto velocemente. Intanto perché facciamo questo. Finalmente, e dico finalmente, ho finito il tonico della Fresh, il tonico Fresh della Garnier. È il tonico rivitalizzante che idrata e illumina il colorito, ha l'acqua vitale di frutti ed è ideale per pelli normali o miste. È un 200 ml, non so neanche se lo fanno più, ma io il tonico non lo uso spessissimo e quindi mi dura tantissimo. Lo uso un po' più in estate perché lo metto in un boccetto con lo spray e lo metto in frigo. Quindi gusta davvero molto di più ed lo uso molto di più. Se no, io quando mi strucco non uso il tonico ed è perché uso dei prodotti col dischetto, latte detergente e lo struccante per gli occhi e poi sciacquo tutto, quindi il tonico non lo uso perché vado a letto dopo, quindi sciacquo, poi metto a pelle pulita, metto la crema da notte e quindi il tonico non lo uso. E quindi mi è durato credo 2 anni. 200 ml, 2 anni, facciamo 100 ml all'anno. Mi piace perché non è aggressivo, credo che lo dica anche che è senza alcol. Non lo so. E comunque non ha l'alcol, è delicato e mi piace davvero tanto, mi è piaciuto molto, è fresco, è molto fresco, quindi fa quell'effetto rinfrescante.
Idrata, illumina e colorito, ecco. Idratante no. Però devo dire che quando faccio lo scrub per il viso e poi quelle maschere, quelle aggressive tipo con l'argilla o col funghi o cose varie, e dopo applico un po' di tonico, una volta che l'ho tolto, effettivamente la pelle la sento molto morbida, quindi potrebbe anche fare questo effetto. Comunque è un buon tonico, consigliato, il tonico della Garnier della linea Fresh, e lo consigliamo. Dato perché parlavo di scrub, allora non possiamo che non parlare per ultimo di questo scrub della Lush, Diavoli a fior di pelle. Come sempre, dice che è un peeling rigenerante per il viso con granuli di carbone e zucchero nero levigante. Le foto sono qua che arrivano. A zucchero nero levigante, fango marocchino che deterge e olio d'avocado, biologico per un effetto vellutato. Dice di usarlo 1 o 2 volte a settimana perché ha un effetto diabolico. Però sinceramente io lo uso una volta a settimana, sì. Allora, questo prodotto che io ho come sempre finito. Scusate, è un 100 grammi e si presenta sotto forma di panetto, quindi ne prendete appena un pochino con le dita, lo stemperate sotto l'acqua tiepida e diventa una pappina nera, meravigliosamente nera, che ha questo effetto peeling da massaggiare sul viso per come scrub, insomma. Riusciremo a farlo finire? È bello che abbaia alle macchine che passano, quindi non ci posso fare neanche niente. Sì, potrei dargli da mangiare, però non posso per riempirla di pocci. Non voglio che mangi dei pocci, non ne ho ancora cena, quindi dice la sua anche lei. Allora, dicevamo del nostro peeling, che è una. Sì, diventa una pappettina nera ed è che passate sul viso, lo massaggiate in modo che lo sfogliate bene bene a modo. Diventerete meravigliosamente neri, quindi attenzione, state lontani dal contorno dei capelli perché resterete se no macchiati, cioè resta attaccato ai capelli e poi sporcherete anche l'asciugamano quando siete sciacquate. Sciacquatelo molto molto bene, magari aiutatevi con una spugnetta in lattice o in celluloso, comunque aiutatevi con qualcosa perché se no tende a spostarsi ai lati e quindi avete il contorno nero e poi siete belle pulite. Allora, è un po' scomodo e brigoso da usare e dopo sinceramente c'è da sciacquare anche un bel po' il lavandino, però il suo effetto lo fa, quindi la pelle dopo è davvero più morbida, davvero la vedi quasi più luminosa e quindi il suo effetto lo fa. È brigoso da usare, però ne vale la pena. Ne vale la pena una volta a settimana, due, mi potrai un attimo dire dopo 10 minuti per pulire il lavandino. Comunque, diamogli a fior di pelle. Io non posso far altro che consigliarvelo perché a me è piaciuto ed il suo effetto lo fa. Se non siete di fretta, ecco, usatelo se non siete di fretta perché se no viene davvero un poccio. Niente, io e la Bau che abbaia lì fuori, adesso le darò un biscotto perché magari così starà zitta. Vi salutiamo, speriamo sia stato utile, parlo plurale, ed ci vediamo al prossimo video. E come sempre, grazie a tutte ed alla prossima. Ciao!